Mi presento anch'io, insegno scienze umane presso il liceo scientifico De Ruggeri di Massafra e sono collaboratore della professoressa Santelli in pedagogia interculturale. L'esperienza didattica ancora in corso, nella quale mi vede tutor, è il corso di formazione online per i neoimmessi in ruolo che quest'anno il Ministero della Pubblica Istruzione ha voluto grazie alla collaborazione della BDP di Firenze con INDIRE. In che cosa consiste questo corso? Si tratta di 15 ore di lezioni frontali e di 25 ore di collegamento in BDP per esperienze da mettere in rete a livello nazionale, prima ancora nella classe virtuale della mia classe, per poter dialogare tra di noi con i lavori che gli stessi colleghi producono subito dopo la lezione e per poter interagire. E proprio sul tema delle interazioni, io prima ho sentito e vorrei permettermi di fare qualche considerazione, essendo un pedagogista. Io ho seguito tutti i progetti bellissimi dei ragazzi e degli studenti che hanno avuto l'onere di produrli. Senza dubbio, il progetto che avete messo in rete, del Logis, è un progetto fantastico che riguarda essenzialmente una informazione più che una comunicazione, a mio modesto parere, un'informazione che si arricchisce sempre di più dei contributi di altra gente che, seguendo il progetto, seguendo quello che è stato messo in rete, va a modificare, va ad arricchire le proprie conoscenze per poi produrre in proprio un manufatto o una ricerca, quindi una ricerca in rete. Da un punto di vista pedagogico, didattico, sempre in riferimento all'esperienza che sto facendo con il mio immesso in ruolo, ciò che manca è la base essenziale, vale a dire l'empatia di una comunicazione, o meglio, in un'azione comunicativa. L'empatia che fa in modo di essere maggiormente chiari nell'esposizione, di farsi comprendere, di comprendere, anche attraverso quelle che noi definiamo le espressioni facciali, per cui se noi riduciamo il tutto ad un'assunzione di informazioni, ad una videata di banche dati significa soltanto assumere delle informazioni, non comunicazione, perché la comunicazione comunque prevede un feedback, una retroazione molto valida da un punto di vista formativo. Allora sono due campi non posti ai poli opposti, vale a dire da una parte la banca dati che voi avete progettato, che sinceramente è bella da vedersi, è bella da seguire, è bella da approfondire, anche per conoscere tutto ciò che è stato fatto, ma attraverso quello che è stato fatto anche le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Ma è diverso in quanto noi formiamo, allora la formazione viene essenzialmente nella comunicazione, nella interazione. Ecco perché questo corso di formazione che stiamo facendo non verte essenzialmente in lezioni interattive o semi-interattive tramite internet con la BDP, ma anche 15 ore di lezione frontali durante le quali si pone in rilievo essenzialmente la comunicazione, si analizzano i lavori fatti e anche quello che è stato appreso durante le 25 ore di lezione. Prima la professoressa Santelli e ancora prima altri che ci hanno preceduto hanno parlato che hanno messo in evidenza l'importanza della motivazione e dell'interesse nel processo apprenditivo. Io sto parlando di docenti, di colleghi. La collega prima ha parlato di ragazzi di scuola media. Mi dispiace dire che molte volte manca in noi la motivazione a migliorarci e ad apprendere. E perché? Perché siamo abituati anche ai giovani colleghi che entrano nel mondo della scuola dopo il corso di formazione, dopo il concorso a cattedra, si sentono già arrivati perché pensano ancora comunque di svolgere un programma, attraverso una programmazione guidata da se stessi, punto e basta, senza andare in internet. Vi dico questo perché in questa esperienza ho potuto notare che ci sono colleghi,
accendono il computer, stiamo facendo lezione, laboratorio, accendono il computer, noi parliamo e loro fanno scorrere le 25 ore, così l'importante è essere collegati. Ecco perché manca un tessuto sociale veramente positivo, c'è una motivazione anche all'interno del corpo docente. Quindi manca mancanza di empatia nell'analisi fatta prima, perché la comunicazione è molto importante per poter costruire, per poter formare. La professoressa Santelli sottolineava anche il concetto di fare insieme. Mi si è accesa una lampadina, un insight. Voi in ingegneria, i colleghi del NetBase e anche dei progetti della scuola elementare, scuola media, noi come docenti in formazione, un progetto che non sia soltanto una realizzazione di siti, banche dati, ma anche di formazione, anche di interazione, anche di scambi culturali. Perché non chiedere ai bambini di scuola media come vorresti che fosse la tua scuola, come vorresti che fosse la tua scuola, strutturando non solo l'aula, ma anche idealmente il campetto, le pareti trasparenti come una scuola di cui non faccio nome, comunque di Reggio Emilia, che è ben conosciuta a livello europeo, molto importante da un punto di vista didattico. E i colleghi come potrebbero interagire, lavorare in questo nuovo contesto voluto dai veri fruitori della scuola, dagli alunni, e gli ingegneri programmare, progettare una scuola nuova, non solo a dimensione di uomo o di bambino, ma voluto dall'uomo o dal bambino grazie a delle motivazioni di ordine culturale e formativo. Anche di questo parliamo, soltanto che molte volte frequentiamo questi corsi perché ci obbligano a farlo. In effetti questo corso di formazione è un corso di formazione voluto dal Ministero della Pubblica Istruzione, per cui bisogna farlo, altrimenti non si passa, cioè non si diventa di ruolo, non si diventa docente a tempo indeterminato. Manca la motivazione, manca l'interesse, manca il saper fare insieme. Chiaramente questo progetto che mi è venuto così pensato oggi, significa far conciliare due aspetti diversi del lavorare insieme. L'aspetto tecnico-tecnologico, e noi pedagogisti abbiamo in parte l'aspetto della rielaborazione contenutistica, vale a dire della comunicazione, dell'empatia, del dialogare, del parlare, del formare elementi e non solo le strutture, è un compito un tantino diverso dal vostro. Metterlo insieme significa mettere insieme l'uomo. C'è l'uomo che vuole, l'uomo che vuole vivere, l'uomo che vuole apprendere. In questo modo possiamo, secondo il mio modesto parere, sviluppare quel concetto di e-learning che è stato più volte detto questa sera, ed è oramai un termine quasi in disuso, quasi svalutato, perché si parla sempre di e-learning e poi ci si riduce soltanto a visitare dei siti via internet senza andare oltre. Ora io mi bloccherei un attimo e mi sposterei sulla postazione per far vedere un po' gli ambiti che noi tocchiamo e che utilizziamo per la formazione. Il sito della BDP di Firenze, collegato chiaramente con indire.edu, sarebbe questo sito qui.
comunque il collegamento è un po' lento, in quanto il sito è visitato a livello nazionale da migliaia di docenti in formazione, e per cui tanti collegamenti. Tenete presente che non si tratta di un sito soltanto, cioè, da visitare come banche dati, ma interattivo al 100%, cioè la classe virtuale, ci sono progetti e interventi dei docenti e nelle varie classi virtuali, c'è la classe virtuale nuova versione che prevede l'intervento dei tutor di tutta Italia, e siamo anche lì migliaia a dover gestire un po' il forum. Ogni volta che apriamo un lavoro di un docente ne ho messo in ruolo, passa del tempo in quanto cioè, va ad aprire anche il Word, per cui sono documenti molto ricchi anche da un punto di vista didattico e informativo. Va bene, allora parlo così, vi illustro così perché è molto lento. Sì, io lo lascio andare, no, è impossibile trovare il server, mi sembra strano comunque. La BDP è quella. No, punto edu è questo. Eccoci qua. Allora, docente noi assunti, questo. Benissimo, vado. La parte riservata a noi tutor, attenzione, va bene, dovrebbe esserci qualche modifica. Andiamo a attività di formazione, questo che interessa questa sera. È necessaria la password. Ecco qui. Allora, visitando i corsi abbiamo l'elenco per noi tutor dei corsi che sono messi in rete, che noi abbiamo già spiegato durante le lezioni, le 15 ore di lezione. Si tratta autovalutazione dell'insegnamento, relazione docente-studente, autovalutazione professionale, la valutazione degli studenti, conflitti nella relazione docente-dirigente e anche docente-discente, i giovani e la scuola. Sono questi tutti i corsi. Volendo aprire il primo, per esempio, abbiamo un terreno accidentato, conoscenza e riflessione, che riguarda essenzialmente la valutazione dello studente, ma anche l'autovalutazione, cioè la valutazione nostra, del nostro operato. Noi parliamo nella scuola di programmazione, parliamo di variazioni in itinere. Molte volte i neoassunti non sanno che noi dobbiamo comunque valutare il nostro lavoro non solo alla fine dell'anno, ma anche durante l'anno, perché su 20 ragazzi possono seguirmi 15, possono andare avanti e migliorare 2 oltre i 15, gli altri 3 non posso perderli. Evidentemente c'è qualcosa che non va tra me e loro, manca l'interazione didattica, manca un rapporto empatico molte volte tra il docente e il discente, per cui o cambio atteggiamento e comportamento nei confronti del ragazzo o vado a cambiare la programmazione per quei 3 ragazzi che devo recuperare, senza chiaramente tralasciare un po' gli interessi degli altri 17 ragazzi. Devo cercare di mediare come si fa. Chiaramente a livello didattico, voi siete ingegneri, noi siamo insegnanti, docenti, siamo un tantino fuori dall'area professionale, comunque vi devo dire che dobbiamo comunque cambiare ogni tanto programmazione, atteggiamenti nei confronti dei ragazzi per fare in modo da mediare i contenuti disciplinari per tutti quanti, per fare in modo che tutti raggiungano almeno lo standard minimo, senza chiaramente molte volte differenziando il nostro intervento all'interno della classe. Quindi questi sono i 6 corsi. Ne porta 6 qui stasera, mi sembra strano, perché sono già arrivati a 10 i corsi. Diciamo l'incongruenza molte volte di questa esperienza, perché è la prima esperienza, poiché è la prima esperienza ci scusiamo. Tra di noi escusiamo il ministero anche punto edu, perché di giorno in giorno ci mettono una videata diversa, una nuova videata, un corso nuovo, e il corso corso di formazione è terminato. Io, per esempio, uno dei 1000 tutor, finisco domani, ma finisco domani e sono usciti per domani 3 corsi nuovi rispetto all'ultima lezione fatta. Non posso io in 3 ore parlare su 3 corsi, per cui
È una prima esperienza, chiaramente l'anno prossimo sarà modificata e sarà maggiormente fruibile anche dai docenti nei mesi di ruolo, oltre che da noi, perché anche noi dobbiamo annualmente aggiornarci. Questi sono i corsi, faccio vedere gli altri ambiti, penso di avere qualche minuto ancora di tempo. Sì, chiedo scusa. Ecco, i laboratori. Allora, da dire che i corsisti, per poter accumulare le 25 ore di collegamento online, visitavano soltanto i corsi. A un certo punto il Ministero ha bloccato l'ingresso ai corsi per far frequentare loro anche i laboratori, che sono anche interessanti. I laboratori contengono delle indicazioni su determinate attività che si possono fare sia all'interno del corso di formazione, ma anche simularli all'interno delle classi di insegnamento. Per esempio, consultazioni per testi. Posso andare, adottiamo un monumento, vado a vedere delle esperienze di altre scuole e su quell'esperienza posso costruire un progetto didattico all'interno della mia scuola. Queste sono le scuole di Zogno e così via. Questo è un progetto. Non mi dilungo su questo, vi faccio vedere il resto, altrimenti perderemo più tempo. Con questi sono i laboratori. Poi abbiamo il forum. Il forum è una chat in tempo reale, almeno così dicono, e di questo forum possono far parte tutti i docenti e anche tutor e scambiare delle idee, e scambiare anche lavori, fare anche dei sondaggi. Però molte volte, come vi dicevo prima, non c'è tanto interesse perché è un corso di formazione, sono stati obbligati a farlo. Per cui possiamo creare i sondaggi all'interno di questo forum. Io ho creato un mio sondaggio su 180 visite ricevute, parlo di visite al messaggio, risposte al sondaggio 17 persone. C'è una netta differenza. Credo che la valutazione sia scontata, vale a dire soltanto 17 persone erano interessate a sviluppare quel sondaggio, a rispondere a quel sondaggio, 180 hanno visitato perché dovevano comunque raggiungere le 25 ore di collegamento. Questo è il forum. Poi abbiamo, le risorse in rete sono documenti, vi parlavo della classe virtuale, abbiamo due tipi di classe. E qui c'è stato anche un battibecco tra i docenti. Prima avevamo questa classe virtuale iniziale, tutti i docenti della mia classe virtuale potevano inserire tutti i documenti, io visionarli, bisogna leggerli e rispondere loro, chiaramente tramite sempre la classe virtuale. Premetto che prima ancora che partisse il progetto dovevamo formare la classe virtuale prelevando i nominativi dei miei studenti da un elenco generale nazionale e inserirli nella mia classe. Formata la classe, loro chiamavano appello, dopo aver fatto l'appello potevo dare il via al corso. Non partono i documenti, comunque nella classe dovrebbero apparire tutti i documenti spediti dai corsisti e poi le varie risposte. Nella classe virtuale, nuova opzione, l'ultima, è una specie di forum. Per esempio, distinco, vedete qui, distinco Rosario, è un mio allievo, cioè un corsista. Mi avrà mandato senz'altro, visto che non è registrato e quindi non è un profilo utente, mi avrà mandato senz'altro un lavoro fatto, non me lo visualizza, un po' se me lo dà con la freccetta. Niente da fare. Comunque, sono dei lavori che i corsisti mi mandano tramite la classe virtuale nuova versione. Questo è il progetto punto edu, questo è in sintesi. E chiaramente ci sono dei limiti, limiti tecnici anche per noi tutor, perché anche se abbiamo qualche conoscenza di informatica, non siamo informatici, siamo soltanto fruitori dell'informatica, la utilizziamo per scopi didattici. E molte volte troviamo delle difficoltà noi. Ora, pensate, se noi tutor troviamo delle difficoltà, pensate quante difficoltà troveranno senz'altro i corsisti. Allora, è una prima esperienza che va valutata perché è la prima esperienza e che chiaramente sarà migliorata dal prossimo anno, specialmente per quanto riguarda le classi virtuali. Con una collega con la quale sono in contatto via forum,
una collega di Udine, se ricordo, Trieste, se ricordo bene, abbiamo chiesto al Ministero la permanenza del portale, subito, cioè, perché subito dopo il 15 giugno, quando i corsi termineranno in tutta Italia, dovrebbero chiudere il portale. A noi serve ancora, non credo a tutti, ma coloro che hanno la motivazione, si parlava di motivazione, ad apprendere, a scambiare idee, materiale, a crescere, a fare il learning. Abbiamo chiesto l'apertura, la permanenza del portale per poter scambiare un po' le nostre idee e cercare di migliorare nella competitività, chiaramente, ma anche e soprattutto migliorare le nostre conoscenze per offrire un prodotto migliore ai nostri allievi. Vi ringrazio e vi chiedo scusa.